Ehi, la giorno, io sono Marta Tessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Siamo agli sgoccioli. Vorrei, se possibile, raccogliere qualcosina. A parte che poi ci serve questa roba adesso, così alla fine della fine, che abbiamo tutto l'equipaggiamento e tutte le cose, non credo. Però, ma io posso andare a picchiare anche gli altri sopra adesso? Cioè, posso tornare indietro e passare di qua? Sì. E se noi lo facessimo? Sarei un po' masochista, però perché no? Cioè, vediamo se rompiamo delle cose. Qua potremmo saccheggiare l'infinito, cioè. E che non c'è neanche un accendimento collegato a tutta questa roba, per cui. Che saccheggiamo a fare? Cioè ci riempiamo di robe che poi tanto non usiamo neanche. Vai, andiamo. Dai, non perdiamo tempo. Già stiamo facendo, già stiamo allungando forse di un episodio per fare un combattimento in più facoltativo. Chissà se qua arrivano dei tizi dopo, poi io. Ecco, aspetta che ci sia tutto il gruppetto almeno, perché qua c'è la Slayer che è lento. Che si sarà glitchato da qualche parte. Ok. Farei. Non so se è un attimo più indietro. Ah, anche qua arrivano gli altri tizi in 4 turni, ok. No, demoralize, no. Dai. Interrupting, ricordiamoci dell'interrupting di quel tizio. Ma tanto se questi ci vengono in range ci occupiamo di questi senza problema di andare a scomodare quello. Ma il fatto di aver buffato l'armatura è servito parecchio comunque, perché normalmente sarebbe caduto, invece guardate come sta reggendo benissimo tutto. Allora io farei che andare qua, così abbiamo un flanked su questo. Poi metterei. Scusa, Nefia, vai qua. Ok, no, cambia. Ok. Molto buono. Niente, l'ha assorbito. Ci avrei scommesso. Tu cosa fai? Vai a curare lui o. Togli il demoralize, no? Meglio curare lui. Che poi ci arrivano gli altri, il demoralize, chi se ne frega. Ah, ma non gli è neanche capitato il demoralize, ha resistito. Ok, siamo poi in mezzo ai ciurli. L'altro riesce a prenderlo, no. Un doppio su quello ha poco senso. Facciamo che. Scusa, sull'altro lui ci arriva, eh? Sì. Per cui se tu gli facessi. Shield Hook. E gli dessimo l'Harried dal sassolino. Tu col doppio dovresti avere buone chance. 63 e 68. Dai, proviamo. Cavolo! Dai! Tutti e due! Ma no, ma dai, ma è uno scherzo! E vabbè, ogni tanto ci dice bene, ogni tanto ci dice male. Questa volta ci ha detto molto male. E avanzo qua. Porca pupazza, però. No, mi è stunnato, sì. C'è uno che è andato in anticipate opening, ma non ho capito chi. Mancato e resistito all'Ariad. Ok. Allora. Stunnato è stunnato, però io allora gli farei un. Togli questo stun. Così allora. Tu. Questo glielo piglierà tutto.
Ok. Niente, sono assorbito. Porca paletta. 62, speriamo che questo giro non vada male come la scorsa. Mannaggia, Ketil! Oh! Lo scudo, che volo! Però lui non si può spostare. Porca paletta. Volevo mettere Nefia là, ma Nefia non riesce a fare il giro perché c'è di mezzo l'altro. E se targhetta quello, pizzica anche Slayer. Ma Slayer. Questo. Abbiamo qualche possibilità di tirarlo giù, sì. Così io vado qua e con Nefi andiamo qua. E qua. In 3 turni arrivano i rinforzi. Va bene. Main interrupt, no, prova il tiro. Ah! Ci sta andando peggio dell'altra, questa. Tactical move. Nei fessi ti metti qua lo pizzichi, sì. Più che altro così, allora, tu hai il charge. Con cui tiri giù l'altro. A Slayer. Vai avanti fin qua. Che è tutto quello che può fare. Ah, potrei restare fermo con lui, dargli semplicemente il... Proverei a non curarlo, però mi rimane solo più una cura. Se gli dessi da nuovo l'azione non potrei fare un charge, credo. Temo. Perché facciamo solo che far avanzare gli altri. Sereni. Non so se Katie riesce a fare qualcosa, ma dubito, perché l'altro è proprio in una posizione del manga. Roscoe, vieni qua e fai un demoralize, giusto per... ha resistito il demoralize, vabbè. Quello corre fortissimo, mi sa che ci conviene... sistemarci un attimo più che andare a cercare grane. Ah, io qua non so da dove arrivano, per cui metterei così Katie e Roscoe nel mezzo, se possibile. Katie, lo hai ancora uno spazio in là. Metti qua e vediamo da dove arrivano. Ok, da lassù. E sono altri 3, 6, 2, 8. Quindi se rimangono in 9. Come di là, era lo stesso numero alla fine. Beh, è stata comunque una cosa curiosa di scoprire, insomma, come andasse la situazione. Protect, demoralize. Ok, ma... Che ti l'hai demoralizzato effettivamente? Fare una cura su Ketil perché potrebbe servirci in questo momento che gli altri sono tutti a distanza. Mi sono rimasti qua sulla difensiva perché temevo che potessero arrivare da dietro, ma così non è stato. Per cui direi che... No, ma andiamo tutti là.
Ma come cover? Dai! Cos'è che c'ha che copre? Ah, quel pezzo di muretto. E invece quello riesco? The fuck? Grande. Bravissimo. Molto molto bravo. Servito avere il curino di Nef, cioè il curino, il... Sì, cura è quello che rimuove gli status. Allora, adesso io farei... Ma se ridessi l'azione a lui, mi sa che potrebbe solo muoversi o solo attaccare. Credo, per cui sarebbe inutile. Piuttosto facciamo, ispira. Con la Slayer, facciamo Anticipate Opening. Anticipate Opening e... Anticipate Opening. Di nuovo demoralizzano, ma vedete, mi incontro più che altro. Cover, protect. Sono un po' sciocchi, mi fossero venuti tutti addosso, magari mi accerchiavano, facevano delle robe, invece stanno là a bambanare. Ok, bloccato, ottimo. Il fatto che su tutta quella gente va a focussare quello con lo scudo non è molto sensata qualcosa, eh? Allora, carica, potrei fare una carica su questo. Ok, bueno. Mentre Ketil, se gli facessi il doppio, ha molta poca possibilità perché è stato demoralizzato. Per cui no, Ketil no. Però... No, allora Ketil resta te ne qua però. Metterei Nefia qua. No, punge anche lui. Aspetta, cambia arma, vai. Grande? Grande? Grande. Non andrei a mettere Mats là. Metterei Nefia qua, così è flancato uguale. Bravo. Bravo. Andiamo a tirare giù anche quello. Spettacolo. Sì, Rothko, fai un cura che potrebbe servire in questo momento, perché gli potrebbe dare un buon up. Anche se l'altro c'ho lo scudo, però adesso vediamo. Allora, Rothko, tu vieni qua che almeno rischi un pochettino di meno. Speriamo non mi tirino giù Matt, perché potrei poi avere problemi per... Fai Burning Arrow. Fire arrow. Ok, deflected, ma è in fiamme. Sì, no, forse è meglio che usi la cura su Mazz se non me lo tirano giù adesso, perché se poi ce l'ho messo male per quando è l'ultimo giro, sono rogne. Ora togliti se possibile. Poi un colpo forte. Ok. Direi, vediamo se riusciamo a tirare giù questo senza che... Senza avvicinarci. Ok, così le fiamme si sono spente, sereni tutti. Vai qua. Allora, ah, 39, perché è di nuovo demoralizzato, porca pupazza.
facessi un uno spotted qua. Vediamo quanto mi migliora. 64, già meglio. E non spreca azione? Grande arco. Top. 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 Tutto questo è davvero splendido, direi. Tu a slifer riesci? Sì. Muoviti qua. Così anche flanked. Bueno. E quella sta sempre là dietro a fare demoralize e basta. Brace si è fissato lo scudo, ma siamo davvero un po' troppi, mi sa, per te in questo momento, sai? Allora, io andrei con Shield Hook. Così almeno facciamo un doppio di... Ah! Non ha tantissima precisione comunque, perché c'è ancora il demoralize addosso. Togli sto demoralize per piacere. E proviamo una rogna comunque il demoralize. Per il nostro povero Ketil. Vai. 2 da 87 dovrebbe essere abbastanza buono. Ok, come l'ho detto. Non può andarci sempre bene, dai. Allora. Andrei là. E andrei qua. Così è anche flanked. Dovremmo concluderla senza... Senza alcun tipo di problema. Aia. Ottimo, è andata. Anche questo lato non era impossibile, cioè si è giocata un attimo male per alcune cose, ma è andata molto bene, poi alla fine siamo in difficoltà comunque abbastanza facile del gioco, per cui non mi aspettavo delle robe pazze. Anche se comunque alla stessa difficoltà Conquista era più serio, più difficile. Vediamo qua c'è altra roba. No, sono tutti... Ah, uno è sopravvissuto qua. Adesso però dobbiamo andare qua. Entrare nel vivo dell'azione. Da dove? No, aspetta, passiamo. Questi due mi sembrano più facili da tirare giù, per cui direi e arriviamo da questo lato. Ho le guardie, sono in allerta e sono ben allenate. Ma molti di loro sono sorpresi di vedere un piccolo gruppo di vichinghi che arriva. Alle armi, il nemico è su di noi. Sì. Direi che non ha senso di fare il diplomatico in questo momento. Posso tirare giù questo? No, no, non viene giù. Poi chissà che giro dell'oca devo fare per seccarlo, non so se vale la pena. Ah, vediamo più che altro Ketil cosa può fare da questa zona qua. Poco. Può fare un doppio su questo e basta, perché qua... perché c'è mazza? Boh. No, abbiamo visto che questo è facile da tirare giù.
Dai sul non lethal quasi quasi per queste, non so se c'è qualcuno importante da salvare. Andiamo qua, dai. Non mi dispiacerebbe tirare giù la tizia da dietro, ma penso che possa essere difficile. Vai con un cleave. Ok, è andato tutto su scudo. Slayer. Slayer, riesci? Tutto assorbito di scudo. Tu Caitlyn. È 83%. Se vado con là sono solo la metà. Fai un spotted qua, un ranging shot. Così riesce ad avere un doppio più preciso. Ma non lo tira giù comunque. Aspetta, allora facciamo che tirarlo giù con lui. Se si... No, non si riesce uguale. Non me la sono giocata così bene, ma forse anche per il fatto che stiamo andando su non letale, quindi dai, ci proviamo. Uno è entrato. Due è entrato, bravissimo. Top. Roscoe, io ti metterei... Qua dovresti essere safe e un pochettino più vicino. Fai un demoralize che... Va tanto bene per gli arcieri, abbiamo visto. Ah, gli ha tolto il demoralize, ovvio, però almeno l'abbiamo fatto sprecare un'azione. Visto che Roscoe non poteva comunque far nulla. Avrei potuto interrompere il video effettivamente prima di iniziare questo combattimento, sto ragionando adesso, però... Ormai dai, siamo agli sgocci. Guarda quello come fa il giro. Mannaggia lui. Roscoe, devo spostarti, mi sa, sai? Allora, facciamo che tu fai un Shield Duke. Così magari Caitlyn con il doppio è più sereno. Se gli entra il primo posso anche addirittura girarmi. Ok. Top. Allora, Slayer. Andrei qua. Nefia, metti quella da due. Ok, e... uno o l'altra. Io andrei qua, così almeno se Roscoe poi nei guai riesco un minimo a... occuparmene, perché Roscoe adesso la spostiamo qua, direi, e farei di nuovo un demoralize. Allora, se questo avanza c'ha Caitlyn pronto e vediamo che fanno gli altri. Ok, il demoralize è servito qua. Ok, no, l'altro va indietro a proteggersi. Allora io farei quasi che mi mando Caitlyn incontro, non so se riesco a fare qualcosa. Fai un charge, potrebbe finire tutti sullo scudo. Aia. E infatti, detto fatto, potevo accerchiarlo o potevo lanciargli i sassi, sono stato un po' stupido. Non ha senso che vada qua con lui. Ah, ma c'è Roscoe in mezzo ai piedi. Spostati qua, Roscoe.
Non ci arrivo? Sono lontano da tutto? Andiamo di qua. Andata. Girati di qua, Roskva. E poi... Ketil dove... No, là non piglia nessuno. L'unica che... potrebbe essere qui. Vediamo se da qua prende qualcuno intanto per non finire i movimenti. No. E da qua invece? No. No, fai che andare qua, va. Ah no, ma perché c'è il muro, quindi sono in cover tutti e due lo stesso. Rifanno il giro. Ah, con Roscoe potevo fare il demoralize. Guarda come sto sbagliando. Sto davvero facendo un sacco di sciocchezze perché voglio concluderla. Allora, tiriamo giù con Gunnar, che è quello un pochettino più provato, diciamo. Asleifr, corri fin là. Io corro idem fin qua. E ci abbiamo anche flancato, che non si sa mai. Nefia, corri fin qua. Roskva... Sì, fai una cura. Che non si sa mai. Ci siamo andati non letali e abbiamo preso solo un danno così easy. Se vado qua lo vedo arrivare. Ah, facciamo che andare qua. Ma secondo me andrà su, comunque non andrà in giù. Se vado qua riesco a vederlo, questo arciere. Sì! Oh niente, vediamo... Giriamoci di qua. Vadi. Figurati se non veniva dietro. Questo scemottolo. E da dove lo pizzicomo? Fai interrupt. Così almeno appena si muove il prossimo giro. Non potrà che andare visibile, soprattutto se ci schieriamo in modo sensato. Questo è un vero e proprio accerchiamento comunque. Qualsiasi lato passa, a meno che non vada indietro, indietro. C'è qualcuno pronto. Abbraccarlo. Dove si muoverà? Si alza. Va verso Gunnar. A lei l'onore, Gunnar. Grande. Boh, direi che con questo possiamo anche concludere l'episodio. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscriversi perché sono già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.